Assessore Abbo, che cosa sta succedendo con la Corte dei Conti invece? Che partita è? Allora, la Corte dei Conti, io sintetizzo, il tema principale, grave, pericoloso, che è sempre lo stesso, sono i 7 milioni di euro circa che AMAT deve al Comune di Imperia per i canoni di depurazione degli anni passati. Per chiudere questa spirale è necessario completare il passaggio a Rivieracqua del depuratore. Sperare, tutta la partita sta su Rivieracqua. Se Rivieracqua adesso si risolleva, riesce a fare un piano, oggi è sotto controllo bene, quindi l'attuale CDA sta cercando di capirci qualcosa. Se CDA ha i numeri per pagare, comunque fare un piano di rientro, diciamo così, nei confronti degli asset che AMAT deve trasferire, quindi con quei denari AMAT paga il comune, la questione si rimette su un binario positivo. Se così non sarà, la cosa importante è questa, salta Rivieracqua ipotesi, è solo questione di tempo. I soldi del comune sono in sicurezza perché gli asset a quel punto lì AMAT se li tiene, non riesce però a pagarci la liquidità. Il nostro credito è garantito dal valore degli impianti dell'acquedotto. Il problema è che AMAT deve farne qualcosa di questi impianti. Se ci sarà un nuovo gestore, AMAT passerà questi impianti al nuovo gestore, il quale finalmente pagherà al Comune d'Imperia. Tempi però molto molto lunghi, anche perché il CDA stesso, lo stesso presidente di Rivieracqua Mangiante, non esclude affatto la possibilità di un concordato preventivo. Ovviamente, quindi bisogna vedere questa partita come si chiude. Fino a quel momento in realtà è un problema di liquidità, cioè il comune è in rosso in banca perché deve prendere tra AMAT e Ministero di Grazia e Giustizia per le spese anticipate del Tribunale 9-10 milioni di euro, quindi mancando quei denari siamo in anticipazione di cassa. Quindi il problema principale è quello lì. Poi la Corte dei Conti fa tutta una serie di altre osservazioni molto tecniche collegate al nuovo regime contabile che è entrato in vigore nel 2017, che è un regime di contabile che volutamente stringe molto le regole e costringe l'ente a fare pulizia nei cassetti. Quindi nei bilanci del comune sono una cosa mostruosa che si porta dietro, si chiamano residui, che è una parola che anche, ha un significato anche nella lingua corrente un po' particolare. Quindi residui antichissimi, sono voci contabili che arrivano da chissà quando, la nuova contabilità costringe a fare pulizia e per fare pulizia bisogna fare dei tagli, è un lavoro anche tecnicamente complicato ma che alla fine può comportare anche dei problemi, ma è un discorso molto tecnico, non sono reali problemi di bilancio.